faccio la destra. Ma dite qualche cosa? Ma la petizione, no? Petizione quale? Che petizione sta raccogliendo? Allora, la petizione che stiamo facendo. Parla forte. La petizione che stiamo facendo è per, diciamo, perché si riconosca la valenza pubblica di Mistero Buffo, di 12 anni di affitti pagati, di salti mortali per tirare fuori i conti in un anno. Quindi chiederemo al comune decidere, tra l'altro in base anche alla normativa dello statuto, di assegnarci finalmente, con la richiesta facciamo da 12 anni solamente, un bene pubblico per poter proseguire a vivere al centro, che facciamo qui da 12 anni, in un bene pubblico. Pensiamo che sia una cosa giusta e logica anche in questa città. Non dico altro. Fa la cosa giusta. Che non c'entra niente, ma non è importante. Questa è la petizione, io firmo. Per la petizione, Michele. Che si può fare? Mi puoi aiutare con Fanzini che non. E questa qua io lo giro a Fanzini. Ah, ma non ci caga. Perché? Non lo so. Evidentemente non siamo. Allora, dillo, che dillo? Fanzini, com'è che non ci caga con questa petizione? Ma non dà, come a fare? Facciamo, raggiungiamo queste 1000 firme. No. Raggiungiamo 1000 firme per Mister Rambu. No, tu. Mi è piaciuta questa cosa qua, dilla. Che abbiamo bisogno di sostegno. Che ci stanno andando le tessere? 0409. Io ho firmato. Fallo anche tu. Questa è la mia tessera? Ho firmato anche online, eh? Lo metto a fuoco. Può firmare anche online su filmiamo.it, il sito mistero.org, trovate la petizione, firmare. Sono Mauro Maugeri, uno dei volontari di Mistero Buffo, faccio parte di varie associazioni di cui fa parte, che fanno parte di questo centro, perché questo centro raccoglie 4 associazioni dei cereali che lavorano ormai da 12 anni qua. E siamo in un periodo di crisi perché, non tanto perché c'è la crisi economica fuori da qui, ma perché insomma questa sede da 12 anni ce la paghiamo noi e quindi adesso, come dire, cominciamo a risentire di un problema che è quello che i nostri soldi di tasca non ce li possiamo mettere e d'altra parte non abbiamo più sovvenzioni che vengono dall'esterno se non quella delle progettazioni europee o regionali che riusciamo a fare noi stessi. Di conseguenza quello che stiamo provando a fare è di chiedere alle persone che frequentano il Mistero Buffo di darci qualcosa in più per arrivare a fine anno e quindi poterci permettere un altro anno di Mistero Buffo e in particolare al Comune di Cereale, a cui già da anni abbiamo chiesto un aiuto, un sostegno per averci uno spazio adeguato e in un punto adeguato di Cereale per fare attività che sono attività sociali che facciamo da, ripeto, 12 anni. E uno spazio per lavorare e poter lavorare con la tranquillità di non dover pagare l'affitto, in questo caso di 450 euro ogni mese. E quindi insomma quei 5.000 e più euro che ogni anno paghiamo, visto che forniamo un servizio alla comunità, sarebbe bello che la comunità, quindi in questo caso il comune, ci restituisse con un bene pubblico, un bene di tutti. Saluti. Ciao. Oh,
di blu.